Impatto è stato un bar casuale dove andava anche lui e insomma andavo anch'io, allora me lo presentarono e c'è questo ragazzo, perché aveva 19 anni, canta e viceversa, dice lui è un pittore, quindi ci presentarono e così c'è stata una certa curiosità subito ed era un bar. Poi i luoghi di Milano erano casa mia dove lui veniva oppure casa sua dove lui veniva, abitavamo vicini tra l'altro. Oppure posti tipo il Derby, allora c'era un posto che si chiamava il Derby, che sarebbe un po' lo Zelig di oggi, ecco, dove confluivano quasi tutti i cabarettisti, cantanti, attori, era molto carino, no? Un bel posto. Lavoravo in quel di Maggio, in catena di montaggio, e giravo una ranella, sempre una, sempre quella, ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Lavoravo in quel di Maggio ad un nastro di montaggio. La mia testa si girava e il motore accompagnava. Per seguirlo fu così che mi venne un altro tic. Non si sta poi tanto male con un tic orizzontale. Ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un sobbalzo. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. M'han cambiato di reparto, mi è venuto un mezzo infarto. C'era un nastro sempre in piano, ma arrivava contromano. Mi trovai un po' peggiorato, col mio tic modificato. Per poter restare a galla, mi toccò muovere la spalla. E di più, come si vede, mi è venuto un tic a un piede per frenare col pedale. Ero proprio messo male. Lavoravo in quel di Baggio e mi ha licenziato a maggio. M'ha chiamato il direttore e mi fa: caro signore, con quei tic non rende niente, Non vede? Sembra quasi un deficiente. La legge in un paese da capire con tante coste, con tanto mare, dove arrivano persino coi patini milioni e milioni di clandestini, dove i nostri operai sono poco pagati grazie al buon lavoro dei sindacati, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro del mezzogiorno. Ne ha parlato anche Scalfarus. La legge in un paese un po' in ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto, proprio tutto, è visto con stupore e con sospetto, dove è implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. Wow. Stasera io vedo che c'è della gente, ecco, ma una telecamera che si accende, un puntino rosso, e dici: quello lì vuol dire 13 milioni e 800 mila persone. Ecco, non te ne rendi conto. Per cui effettivamente la differenza fra questo grandissimo pubblico, che è quello televisivo, e questo pochissimo pubblico che c'è qui stasera, beh, non c'è confronto, molto meglio stasera, non c'è possibilità.